Corniglia, situato al centro delle Cinque Terre, è l'unico che non si affaccia direttamente sul mare, ciò che lo rende diverso dagli altri paesi delle Cinque Terre. Si trova sulla cima di un promontorio alto circa 100 metri, circondato da vigneti posti sui caratteristici terrazzamenti a fasce. Situato come una perla nel cuore delle Cinque Terre, per raggiungere la sommità della collina e il suo centro storico, si può scegliere tra percorrere la ripida scalinata, detta l'Ardarina, godendo degli splendidi panorami con la salita a zigzag che addolcisce la salita, oppure puoi utilizzare il servizio di bus navetta che dalla stazione dei treni ti porta in paese. Corniglia, situato al centro delle Cinque Terre, es el único que no da directamente al mar, lo que lo diferencia de los demás pueblos de Cinque Terre. Está situado en lo alto de un promontorio de cerca de unos 100 metros de altura, rodeado de viñedos colocados en los características bancales en bandas. Corniglia, situado como una perla en el corazón de Cinque Terre, para llegar a la cima de la colina y a su centro histórico, podrás elegir entre caminar la empinada escalera, llamada l'Ardarina, disfrutando de las espléndidas vistas con las subidas en zigzag que la suavizan, o si quieres evitar las subidas, podrás hacer uso del servicio de bus naveta, que te traslada desde la estación de tren hacia el pueblo. Corniglia, located in the center of the Cinque Terre. It is the only one that does not face directly to the sea, which differentiates it from the other villages of Cinque Terre. It is located on top of a promontory about 100 meters high, surrounded by vineyards placed on the characteristic terraces in bands. Located like a pearl in the heart of Cinque Terre, to reach the top of the hill and its historic center, you can choose between walking the steep staircase, called l'Ardarina, enjoying the splendid views with the zigzag climb that soften the climb, or if you want to avoid the climbs, you can make use of the service, bus navetta, that takes you from the train station to the village. Una volta raggiunto il paese, attraversandone il centro, troverete negozi, bar dove assaporare una deliziosa focaccia o godervi i suoi scorci pittoreschi. Potrete fermarvi ad ammirare gli splendidi panorami della costa, presso la chiesa di San Pietro, ornata sulla facciata da un rosone di marmo. All'interno troverete il notevole fonte battesimale, le statue degli evangelisti e gli affreschi, oltre il caratteristico albero dei desideri, dove potrete lasciare il vostro messaggio con il vostro sogno. Una vez llegado al pueblo, cruzando el corazón del mismo, encontrarás tiendas, bares donde saborear una rica focaccia o disfrutar de sus vistas pittorescas. Podrá detenerse y admirar las espléndidas vistas de la costa desde la plaza de la iglesia de San Pedro, adornada en su fachada con un rosetón de mármol. En su interior encontrarán la notable pila bautismal, las estatuas de los evangelistas y los frescos. También el característico árbol de los deseos, donde podrás dejar vuestros mensajes con vuestros sueños. Once you arrive at the village crossing the heart of it, you will find shops, bars where you can taste a delicious focaccia or enjoy its picturesque views. You could stop and admire the splendid views of the coast from the square of the Church of St. Peter, adorned on its facade with a marble rose window. Inside you will find the remarkable baptismal font, the statues of the evangelists and the frescoes, also the characteristic tree of wishes, where you can leave your messages with your wishes.
Il patron del paese è San Pietro, viene festeggiato con feste e sagre regionali. Quando si visita questo luogo, una delle bellezze del viaggio è prendersi del tempo per perdersi, ritrovare la pace. Corniglia è meta turistica, al pari delle vicine consorelle, è il connubio di fatica ed eredità. Paesaggi da cartolina, sentieri, poesia, fortificazioni, carruggi. Perla incastonata sulla scogliera. Il patron della città è San Pedro. Se celebra con fiestas y ferias locales. Cuando se visita este lugar, una de las bellezas del viaje es tomarse el tiempo para perderse, encontrar la paz. Corniglia es un destino turístico como sus hermanas vecinas. Es la combinación de trabajo duro y herencia, paisajes de postal, senderos, poesía, fortificaciones, callejones, perla engastada en el acantilado. The patron saint of the city is Saint Peter. It is celebrated with local festivals and fairs. When visiting this place, one of the beauties of the trip is to take the time to get lost. To find peace. Corniglia is a tourist destination like its neighboring sisters. It is the combination of hard work and heritage, postcard landscapes, trails, poetry, fortifications, alleys. Pearls set in the cliff. Eccoci alla conclusione e se desiderate seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi e se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci, realizzeremo con voi video spettacolari anche eseguiti con drone quando è possibile. A presto!